Allora, Tate, queste fantasie sono iniziate 2 anni fa, 3 anni fa, quando? 2 anni fa. Sono sempre uguali. Iniziano sempre allo stesso modo. Cioè, racconta. Mi preparo per la nobile guerra. Sono calmo. Conosco il segreto. So cosa sta per succedere e so che nessuno può fermarmi, neanche me stesso. Vuoi punire che si è comportato male con te o è stato scortese? Uccido chi mi piace. Ti posso aiutare? C'è chi prega di non essere ucciso, ma non mi fa pena. Non provo niente. Noi viviamo in un mondo schifoso. È un mondo schifoso e assolutamente inutile. A essere sincero, mi sembra di aiutarli, visto che li tolgo dalla merda e dal piscio e dal vomito che riempiono le strade. Li aiuto ad andare in un posto pulito, ordinato. C'è qualcosa in tutto quel sangue che mi risucchia. Gli indiani credevano che il sangue contenesse gli spiriti cattivi e una volta al mese celebravano il rito di tagliarsi apposta per farli uscire. Io la trovo una pratica saggia. Molto saggia, mi piace. Pensa che io sia matto? No, hai molta fantasia e hai del dolore che non riesci ad affrontare. Mia madre sarà preoccupata per me, giusto? Sì, credo di sì. È una succhia cazzi. Una succhia cazzi in senso letterale. Glielo succhiava sempre al tizio della porta accanto. Mio padre l'ha scoperto e se n'è andato. Mi ha lasciato solo con quella succhia cazzi. Si rende conto? Sono malato.